Porterei mai Formula 1. Ho già iniziato a portare l'altra sera che abbiamo iniziato a provare il gioco a vedere com'è. Se si schianta in galleria vincete una sub. Era una delle più difficili. Va bene, allora andiamo a provare. Dai, raga, per provare. Tanto cosa stiamo facendo? Così, giusto per curiosità, proviamo. Vediamo com'è. Vi avviso che non sto giocando col volante, anche se ce l'ho. Non giudicatemi, grazie. sto imparando così e poi quando mi sento più confident attacco il volante. Formula 1 2023. Aspetta. Ehi. Aspetta, fammi fare così. Questo devo metterlo qua così. Faccio prima. Va, sì, dai, ci sta. Un pochino a prendermi in giro, ci sta. Neanche tu usi il volante? Ma in tanti quindi non usano il volante quando giocano al Formula 1? Cioè, per me è come... È tipo come se stai giocando dal PC a un FPS. A un FPS è come se dovessi per forza usare il mouse e la tastiera. Tocca il controller al volante con la colla? Si dovrebbe. Vabbè, non importa. Boh. Dai, proviamo, proviamo. Quindi, per chi si fosse perso la live di oggi è venerdì, giovedì, ieri era giusto? Giovedì io non ho fatto la live, che era ieri, mercoledì sera, raga. L'ultima oretta ho provato questo gioco per la prima volta nella mia vita e non è andata malissimo, no? Però vi dico una cosa. Io voglio togliere l'audio, la musica di questo gioco perché tanto non ha senso. Postazioni audio, musica, la togliamo, non ci serve. Vai con la sigla. L'abbiamo skippata, ragazzi. Allora, gioca. Grand Prix. Questo. E mettiamo, come si chiama? Suzuka? Questa. Oh mio Dio. Detentore record giro Hamilton. Scrivono pure questo? 2019. Ma se nel video di prima abbiamo visto... Ma Verstappen che ha fatto 1.28. Era dell'anno prima. Il gioco del 2023 sarà indietro di tot. Ah, certo, era qualifica quella che abbiamo visto, giuro. Sì, giuro, giusto. Mi ammazzo su sta pista? Vabbè, proviamo, raga. No, non Red Bull. Ah, facciamo ammazzare Leclerc in game. Dio no, raga, che cosa orribile ho detto. No, 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 no. Era una stupidaggine. Inizio evento. Vic, mi raccomando, attenta al greening. Ricorda di aprire il DRS. Usa l'assetto giusto. Se vedi che vai lunga, sposta il bilanciamento e stai lontano dai cordoli in curva 6. Yes.
Dai, raga, il primo giro. Cioè, il primo giro. Il primo tentativo. È una prova. Benvenuti nel leggendario circuito di Suzuka. Questa pista classica vanta una lunga tradizione che risale al 1987. Si scriverà altra storia qui oggi al Gran Premio del Giappone? Se la scriviamo noi la storia, ragazzi. 18 curve, 10 a destra e 8 a sinistra, compongono la forma 8 dell'incredibile circuito di Suzuka per un giro da 5 km e 8. Qui la velocità media è piuttosto elevata. Se resta asciutto potremmo arrivare anche ai 220 orari. Vediamo ora la griglia di partenza in attesa della gara di oggi. Lewis Hamilton parte dalla pole position. La Rimane quarto Madonna. Carlos Sainz, completa la prima Ma questi fila. sono i dati reali, raga, Norris, dell'altra volta, cioè di com'erano in quell'anno. Verstappen, Quell'anno. Allora, io non riesco a Stroll, parlare, sono troppo Perez, stanca. Fernando Alonso, Leclerc, Russell, Oscar Piastri. No, sono a caso. Ancora una volta. Ok, iniziamo. Che mi sta puntando il phone? Ma Dio santo! Ma chi mi tocca? Bastardo infami! Abbiamo ricevuto 3 secondi di penalità per comportamento antisportivo. Ma non sono stata io, non è colpa mia! Oh mio Dio! Non ti preoccupare per l'incidente, può succedere. Mantieni la calma e controlla il DNF, c'è una nuova strategia di gara disponibile. Ma chi è quello in parte? Tsunoda! Che fatica, raga. Quanto sono avanti gli altri? Tanto. Oh shit. Figlio di... L'ho presa male, mi ha superato ovviamente. Aia. Le curve sono toste, mi fanno perdere tempo, un botto. Frenato in ritardo. Ok, dai, questo era il primo tentativo, adesso lo rifacciamo. Mi conviene rifarlo subito, mi sa. I bot non sono bassissimi, sono midi. Mi avete detto di metterli al 45%, 45.
Esatto, i consigli come team radio e basta. Riavvia sessione. Riproviamo. Ehi, sono Alex, ti consiglio di riavviare la sessione dopo l'impatto con l'auto a inizio gara. Fatto. Però si sono schiantati contro di me questi babbani, veramente. Vai, riproviamo. Dio santo, non toccarmi! Freno quando non dovrei frenare. Stroll dietro, cacate addosso. Scusa. C'è una nuova strategia disponibile sul DNF. Cazzo. Oddio. Verstappen, baciami il culo! Merda, scusa. Ma sei veramente... Aspetta, aspetta. Fammi imparare la mappa e il circuito. Adesso riavviamo, non preoccupatevi. Ho sminchiato tutto. E vabbè. E devo comunque provare anche così perché facendo gli errori capisco. Ok, adesso riavviamo. Ok. Box. Buonasera, Rez. Che figata sarebbe avere voi che mi mandate tipo i messaggi vocali letti dal bot che dicono cosa fare. Dai, riavviamo. Stronzo. Dovrei riavviare anche qua? Se viene toccato la malapena? Abbiamo bisogno di una nuova strategia di gara. Trovi diverse opzioni possibili sul DNF. Dai un'occhiata. Io sono un danno in pista, raga. Devo cambiare l'ala davanti? L'ala, cioè la cosa davanti? Cazzo, ho frenato troppo! Alla fine della gara saremo penalizzati. I commissari ti hanno assegnato dei secondi da scontare. Ok, anche loro si devono cagare addosso. 2 secondi in più.
Ciao. Sì, dovrei fare così, esatto, scettro. Rifacciamo. Difficile davvero. Capire bene quando frenare, quando non frenare, quando accelerare in curva. Era quel fumo? Oh no, vedi che sbaglio qua? Vabbè, ovunque. Ah! È solo questione di farla più volte per capire bene. Anche non frenare a caso. Ecco, ovviamente. Oh, stanno arrivando! Oddio! Vabbè, non serviva, ragazzi. Troll, però ti devi levare. Guarda, colpa tua. Mi sono distratta. Bada, ba, ba, ba. Vabbè. Molto male. Sì, sì, lo so, Jack. Facciamo ancora una prova. Disattivo i danni? Perché? Speriamo che Leclerc non veda questa. Ah, a prescindere, perché dovrebbe vederlo? Quindi quando ci sono quelle strisce rosse e bianche, su quelle si può passare sopra. Cazzo, ho perso tempo qua.
Oh mio Dio. Da quando Stroll è così bravo che mi sta attaccando il culo? Finalmente non l'ho tagliata questa curva. Poi di lì quel bot su Instagram. Oh shit! Buonasera, ciao ragazzi! Buonasera! Grazie per l'abbonamento, Simo! Ma come si sono allontanati? Cazzo. Oh no, c'è qualcuno in parte. Ho sbagliato un botto qua. Ma se ti levi. Oh, che palle, andavo bene, guarda cosa. E fu così che mi fece dallo yacht a Monte Carlo. Accelera quando sei sul rettilineo. Ma non lo faccio già? Ok. Ancora di più? Tengo al massimo. Monza l'abbiamo già fatto. Sto facendo questo proprio per vedere come sarà la mappa della gara che ci sarà domenica. Provo ancora una volta. Ok, ci siamo. Conto su di te, non deludere. Se premi più forte, vai più forte. Però andavo un pochino meglio adesso. Ma che cazzo mi tocca? Ovviamente sono io che guido in maniera allucinante, da spericolata. Cose come guido io non si potrebbe fare in gara, vero? Tagliare così tanto. O sì. No, finché questo non mi dice nulla, vuol dire che si può. Oh cazzo, siamo belli lontani dagli altri.
Cazzo, vedi come perdo tempo. Dove sono? Non li vedo più. Minchia, sono velocissimi. Accelera, accelera. Qua potrei recuperarli un po'. Di più. Non è vero. Devo rimanere concentrata. Ho parlato. Raga, devo iniziare ad allenare il mio collo per fare le curve. Se non ce la faccio. Ma se il DRS è disponibile, lo devo attivare io? In gioco? O lo fa in automatico? Sì. Ho sbagliato qua. Cazzo. Sono 4 secondi da loro. È andata male. Quando è andata male? Sector 1 è andato male. Cazzo, Hamilton è velocissimo. È andato male sto giro. Malissimo. Oddio, mi sta raggiungendo gli altri. Superano. Ah, oh, cazzarola, era il penultimo giro. Ai, 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 ai. Ho capito, Nico, buon consiglio. Miglioramento notevole. Dai, proviamo ancora una volta. Proverò adesso, come ha detto Nico. Forse è meglio che abbassi la difficoltà. Ma perché? Siamo alla difficoltà media, perché dovrei abbassarla? Alla 15 non devi frenare? Ma io non ci faccio neanche caso alla curva. Non so a che curva sono. Proviamo ancora una volta. Sì, perché ho notato che anch'io faccio tun 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 così.
Mi devo abituare. Mi fa strano tenere la premuta in avanti e poi girare a destra e a sinistra. Fammi rifare. Ancora veloce prima delle tre curve finali? Rifacciamola un secondo. Però è più fluido. Però mi ci devo abituare. Scontare dei secondi di penalità a causa dell'ultimo incidente. Dio, troppa fretta, riavvia. Devo aspettare. È una delle curve più veloci, okay, del mondiale. Siamo. Curva 15. Era un avvertimento, vero? Non è successo niente. Ma si schiantano contro di me questi. Quando sono letteralmente su questa cosa verde. Vabbè, qua mi è colpa mia. Nuova strategia di gara disponibile sul DNF. Dai un'occhiata. Ai 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 ai. Parla, cosa devo dire? Come tolgo sta roba? Capito, d'accordo. Cosa ho detto? Merda. Davvero è molto più difficile dell'altra volta che abbiamo giocato a Monza. Questo è tosto davvero. Questa è una delle più difficili o ce ne sono altre di difficili? Tutto bene? È stato un brutto colpo. Per favore, confermaci che stai bene. È morto. Ok, raga. Cosa volete che provi? E poi stacco perché devo andare. Oggi live più corta, come dicevo. Monaco? Così per ridere? Incazzatissimo. Ritiro. Per colpa di Mick. Ok. Una gara che ha dell'incredibile. In questo. Vabbè. Avanza. Concentriamoci sulle prestazioni di oggi col nostro Davide Valsecchi. Chi sceglieresti come miglior pilota del giorno? Mick. Mica porterei sfortuna se credi in queste cose. Soldi power unit, va bene, vai.
Cosa faccio? Provo a Monaco? Fallo... come faccio a farlo come dici tu, Jack? Prova tempo. Vai. Parararararara. E guarda le braccia di quello, quanto sono muscolose. Ok, vai. Ah, così si parte? Madonna, quanto è bello! Oh mio Dio! Ecco. Qua non esistono i sorpassi, praticamente. Cioè, come fai a sorpassare? Ma... stai andando a 300 km orari e di botto... e di botto ti devi fermare. Cos'era questo lag? Quanto è velocità... quale velocità fanno qui... quelle curve loro? Qua vieni accecato. Ma che cazzo? Ma? Ma raga, ma che cazzarola di... ma come fanno a guidare qua? Cioè, vabbè. Sarà divertente vedere la gara quando gareggeranno a Monaco. No, davanti sono io, devo superarla. Madonna, questo quanto è pericoloso. Che brutto, non vedi dove stai andando? Qua inizia a scendere. Non devo neanche toccare i muri, ovviamente. Perché cos'è che annulla, annulla il tempo? Qualcosa del genere. Non l'ho letto. Vabbè. Tutte curve cieche. Ovviamente, sai, conosceranno loro... il circuito, però comunque non vedi.
Però posso dire che questo gioco ti fa rendere conto che quello che vedi poi, cioè, tutte quelle cose che abbiamo visto finora. Vabbè che io seguo la Formula 1 da quando è iniziata quest'anno, però tu guardi i video e dici, vabbè, non ti rendi conto. Però il gioco ti fa rendere conto di cosa veramente stanno facendo. E ovviamente è la minima percentuale di quello che si prova veramente guidando. Però il gioco ti fa capire un po'. Perché, cioè, sono queste le piste, le circuiti, le... ti fa capire un po' la difficoltà. La visuale in prima persona, come si cambia? Aspetta. Ops. Boh. Come si cambia, ragazzi? Sapete? Dal controller? No, non me lo fa. Magari da qua? Non lo so. Va bene, sono morta. Bello tosto. Questa è una delle più difficili, Monaco. Come anche a Suzuka, vero? Quali erano le altre che dicevate? Devi fare più d'interna questa curva. Quanto odio questa curva maledetta! Cosa sono le linee blu invece? Sono quelle che prendo io sempre. Cioè, mi fa vedere il percorso che faccio io piuttosto che il percorso segnato. Interessante, ti fa vedere anche quanto stai migliorando o peggiorando. Bello però che non devi per forza fare le gare, cioè puoi fare anche così le prove a caso, cioè le prove a tempo. Cazzo, come fai a fare questo? Mi devo allargare di più? Vabbè, dai! Questa curva, maledizione! Va bene.
Ah, bello, mi piace. Che non per forza di fare le gare, puoi fare anche questo. Cos'altro si può fare di diverso? Quindi, prova tempo, gare. Vabbè, Gianne, se sei a posto. Perché non vuoi fare le gare, puoi provare a girare un milione di volte per cercare di battere il tuo record personale. Provando diverse. Io vorrei provare le piste che hanno già fatto. Tipo, sapete cosa mi piacerebbe provare? Che per ogni settimana che sappiamo la prossima dove gareggeranno, mi piacerebbe giocare solo su quella mappa, sia con le gare che magari facendo prova tempo. Direi di sì. Va bene, ragazzi. Come avevo detto, la live dura poco stasera. Mi dispi. Dopo c'è Imola. Ecco, visto che sono in ritardo con il gioco, vorrei provare questa settimana. Questa settimana e anche magari durante la prossima settimana. Provare così un po' le mappe, i circuiti che hanno già fatto, che sono Jeddah, Bahrain, quello australiano e vabbè anche questo Suzuka. Quello australiano come si chiama? Vabbè, non importa. Vorrei provare questi quattro così, giusto per cosa, per vedere com'erano. Melbourne. Va bene, io vi saluto, vi dico che domani è sabato, io domani non ci sarò, mi riposo. Ci vedremo domenica sera nel chilling, ci guardiamo sempre sul più tardi, verso le vostre 9 di sera, ci vediamo. Così facciamo, guardiamo un bel po' di video, che ci sarà la gara, il riassunto della gara, oh mio Dio! Magari mi spoilererò le cose durante la giornata oppure no, magari scoprirò tutto in live, non lo so, vedrò. Detto questo, buonanotte, grazie per aver guardato. Beccatevi i video su YouTube come sempre, cioè guardate quelli e usate il mio link di Instant Gaming per acquistare